Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quertaleale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2017. Siamo all'evento storico. Avevamo scelto, direi, di fare la sfida a sorpasso con la McLaren del 2008 sul circuito breve degli Stati Uniti sotto la pioggia. La Williams del 92 ce l'avevamo provata, quindi dai, andiamo con la McLaren, vediamo un pochino. Ci sarà secondo me un po' da lavorare sulla derapata qui, presumo, visto che di solito con quelle sulla pioggia abbiamo qualche difficoltà in realtà in generale dovute dal fatto che non facendoci provare magari l'auto per un giro e per poter prendere confidenza ci ritroviamo un po' così a dover testare la stessa auto nei giri dell'evento, però Ci proviamo come sempre. Circuito breve degli Stati Uniti, quindi ricordiamoci di tenere d'occhio le traiettorie perché è diverso da quello classico a cui siamo abituati, quindi se andiamo a memoria ci sfrantumiamo. Quindi, pronti, dai, vediamo un pochino qua, skippiamo la... Vai, pioggia pesante, olè. Allora, quanti sorpassi... Ma pioggia di brutto pesante, va bene, se sta ad annacquare là l'abitacolo, quindi direi di andare subito in pista, vai. Anche qui sound di prepotenza. Qua già la prima curva, secondo me. Occhio. La faccio con calma e circospezione. Qua vanno tirate le marce, ma fino a un certo punto, perché altrimenti ci facciamo male. Non si vede neanche niente, quindi occhio. Scusi, piano. 15 sorpassi, non sono eccessivi. Piano, occhio. Non lo so, mi sembrano tanti 15 sorpassi in queste condizioni. Vabbè, ci proviamo. Scusi, faccio inserire. Perché il tempo è quello che è, eh? Oltre al tempo meteorologico, dico proprio il tempo a disposizione. Ho detto cambio un pochino prima, anche se queste vanno tirate un po' di più, ma sul bagnato è meglio non esagerare, altrimenti poi abbiamo troppa trazione. E come vedete, rischiamo di farci del male. Che fa, tampona? Mi scusi, ma non solo ero all'esterno, anche venuto addosso. Vai. Un minuto per altri. Piano, 7 sorpassi, oddio, non lo so se ce la facciamo, ne dubito fortemente. Non lo so, onestamente. Non è proprio easy come cosa. Oh, ma che stai fuori? No.
Ma che restituisci la posizione? Mo mi fermo, faccio la retromarcia. Aspettate, facciamo il flashback pure qua, lo so, ma... Cazzo di Moreno. A parte che non penso che ce la facciamo ugualmente, però... No, non ce la facciamo, vabbè. Ci abbiamo provato, però questa non è proprio easy, come detto, senza... Maledizione. Ma si può riprovare, eh? Vai anche di miscela grassa. Miscela grassa e cattiveria. Questi mezzi coglioni pure. Cioè veramente è da fare. Sembra lo slalom tra i birilli in alcuni casi. Piano. Merda. Siamo sempre sul filo del rasoio qua. Questa è anche una parte difficile del tracciato perché questi... Oh, bella. Sento un po' mezze maroni. Molto drift in questo caso, ma va bene. Perché poi devi, cioè, perdi anche tempo, nel senso in questo sorpasso tipo ci siamo buttati giusto per togliercelo dai maroni, però abbiamo perso un sacco di tempo. È più un rally che una gara di Formula 1, ma va bene. Attenzione, qui che ce ne sono tanti, quindi... Merda. Scusi però. Riprendere anche quello, anche se difficilmente ce la faremo. Ma se facciamo una cosa del genere, tipo modo abusivissimo l'ultimo sorpasso, che non so se ce l'abbia calcolato in realtà, però
Ce l'abbiamo fatta, bene. Vabbè, è stata una driftata questa, però con questi ubriachi al volante qua che rallentano come se non ci fossero domani. Bene, allora, ah, non abbiamo visto il replay che ci poteva anche stare, maledizione, per un po' di driftate. Vabbè, pazienza, pazienza. Ci siamo provati 2 volte, la prima è stata un po' di testa, la seconda, nonostante l'arrivo a Kamikaze, ce l'abbiamo fatta. Comunque, noi ci vediamo allora con il prossimo Gran Premio che sarà in Spagna con la nostra Williams. Mi raccomando, come sempre, lasciate un like, condividete, seguitemi sulla pagina Facebook, sul secondo canale Twitch per le live. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Allora, un saluto a tutti da quel tale Ale.